tutti ci siamo detti. Poi li ha presi là qui, li ha presi là, la moglie, la cosa. Alessandro Sallusti, parlavamo prima, accennavo prima al fatto del coprifuoco, no? Perché oggi le regioni scrivono a Draghi e chiedono, tra le altre cose, di spostare il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 23. Dovrebbe farlo il Presidente del Consiglio, e in generale tu trovi che le riaperture siano un pacchetto abbastanza equilibrato, o il rischio è mal calcolato, come ha detto qui da noi il professor Galli? No, io mi fido del presidente Draghi, che ha detto che il rischio è calcolato e fino a prova contraria crediamo che sia stato un calcolo. Però vedi, il problema, credo che quello delle 22-23 sia un finto problema, sì. Perché in realtà non accadrà nulla di tutto questo, non saranno né le 21, né le 22, né le 23, né le 24, perché una norma inapplicabile non può essere applicata, perché un conto è dire io tengo chiuso le città, negozi, ristoranti, bar, qualsiasi roba, e metto il coprifuoco alle 22, vedo una macchina in giro, la fermo, dico scusi lei dove sta andando. Ma se io apro le città, ma usiamo il buon senso, la logica, davvero vogliamo immaginare che alle 21.58 le città per una magia si spopolano e ognuno torna nelle sue case, i ragazzi rinunciano dopo la pizza e la birra a pomiciare da qualche parte e gli adulti escono dai ristoranti con il boccone in mano? E chi controlla? Perché un conto è controllare tutti i ristoranti chiusi, ce n'è uno aperto, scusi lei perché è aperto, ma altro è che tutti i ristoranti sono aperti e cosa si fanno? Le ronde per vedere se tutti chiudono? Cioè,